Di nuovo fiamme nel cuore della capitale a Monte Mario, dove l'incendio di stamattina ha lambito la Madonnina che sovrasta lo stadio olimpico in via di Castel Madama e la comunità Don Orione. Il rogo ha minacciato anche Villa Madama, sede di rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri. Mezzo ettaro di boscaglia distrutto, sul posto vigili del fuoco e protezione civile, mentre è stata aperta un'inchiesta per la presunta origine dolosa del rogo. Monte Mario, già teatro di incendi e piccoli focolai anche nei giorni scorsi, e la capitale, dove dallo scorso giugno sono stati 220 gli incendi, è solo uno dei fronti di fuoco che in tutta la penisola stanno distruggendo migliaia di ettari di vegetazione. Sulla maggior parte di questi c'è l'ombra del dolo. In Liguria, nei boschi di Val Fontanbuona, la forestale è rinvenuto barattoli di vernice utilizzati come innesco. Doloso anche l'incendio nel Pisano, che nel parco di San Rossore ha distrutto 5.000 metri quadrati di boschi. A Pordenone un 35enne è stato arrestato con l'accusa di incendio doloso e resistenza a pubblico ufficiale. I comuni di Ravenna e Cervi hanno vietato l'uso di lampade cinesi dopo la distruzione di un largo tratto di pineta. 30 i roghi oggi nel napoletano, mentre in Calabria, dove brucia la Sila Catanzarese, sono 70. Brucia anche il Nisseno in Sicilia, dove sono stati tratti in salvo dai carabinieri due agricoltori, mentre in Romagna sono state due le vittime, entrambe ottantenni. Sono stati 124 gli incendi divampati in tutta la penisola nella sola giornata di ieri. Le regioni più colpite, Lazio e Calabria, seguite da Toscana, Puglia, Basilicata e Sicilia. Stato, le segnalazioni al numero di emergenza ambientale 1515 sono state più di 600. Per gli interventi di spegnimento dei roghi è stata impiegata anche la flotta aerea di Stato.